Bentornati a questa nuovissima puntata di Radio Sdac, il programma radiofonico che vi accompagna nella scelta dei film al cinema settimana per settimana. Io sono Alessandro Bellagamba. Io sono Andrea Bosco. E insieme vi accompagniamo nella descrizione, nella presentazione di queste opere cinematografiche, tra quelle belle, quelle bellissime, quelle magari meno consigliate. Allora, prima di presentare i nuovi film, vediamo che comunque in sala dominano ancora Al Botteghino, Crudelia, The Father, Rifkin's Festival di Woody Allen, Nomadland e quelli nuovi invece cominciano ad affacciarsi sia sui panorami un po' più indipendenti e autoriali e anche su quel lato commerciale magari un po' pesante, però allo stesso tempo fa un po' da fonte di richiamo per le masse, per il ritorno al cinema. Beh, in Italia estate è sinonimo di horror, è il genere che riporta il pubblico soprattutto nelle multisale, un genere che coinvolge soprattutto gli spettatori più giovani, e infatti la grande novità di questa settimana, che ha già registrato un grosso incasso al botteghino, è proprio The Conjuring 3, che ha staccato tutto il resto delle uscite di questa settimana, distribuito in diverse centinaia di copie, soprattutto UCE The Space. È il solito fenomeno estivo da non sottovalutare per quanto riguarda gli ingressi, gli accessi e i biglietti strappati, molto più trascurabile invece per quanto riguarda la scena cinematografica in sé. È il titolo commerciale di punta di questa settimana, ma non è il caso di approfondire più di tanto, ci sono altri titoli su cui magari è il caso di intervenire. Sì, Andre, e i film italiani invece che sono adesso in sala possiamo trovare Tutti per Uma di Susy Laude, Maledetta Primavera, The Shift, e la settimana prossima avremo, sempre di stampo italiano, Comedias di Gabriele Salvatores. E anticipiamo già che è quasi pronto il nuovo film di Salvatores, ovvero Il ritorno di Casanova, con Tony Servillo, un cast che poi presenteremo più avanti, però veramente sorprendente, un cast di serie A, ma lo vedremo probabilmente nel 2022. In questa puntata analizzeremo invece Estate 85 di François Ozon, la nuova pellicola di un regista veramente prolifico che adesso andremo ad analizzare attraverso il film che è in sala, che lo si può andare a vedere, commentare, criticare. Vorremmo che il pubblico commentasse le puntate su YouTube, sapete che Radio Sdac la potete trovare su Spotify, su YouTube, su Spreaker, su un sacco di piattaforme, ricondivise anche su Instagram e su Facebook, mi raccomando, commentate numerosi. Andre, allora, questo Estate 85 di François Ozon, intanto, chi è François Ozon? Da dove viene? François Ozon è un regista francese che, soprattutto in Italia, ha un seguito foltissimo, è uno dei nomi più rappresentativi nel bene, nel male, del cinema francese degli ultimi 20 anni, un regista che ha spaziato in tutti i generi, in tutti i registri possibili e immaginabili, rimanendo sempre fedele a un'idea di cinema molto personale, molto sentita. È un regista comunque molto giovane, perché lui appena si è diplomato alla scuola di cinema ha cominciato a produrre cortometraggi e passare da molto giovane ai lungometraggi, se non sbaglio aveva 30 anni. Sì, è un regista che ha debuttato relativamente in giovane età, ma si è mantenuto giovane soprattutto per la prolificità con cui si è imposto sulla scena europea, il ritmo praticamente costante di un film all'anno interrotto soltanto dall'avvento della pandemia, anzi neanche, perché il film che è uscito la scorsa settimana in realtà è una produzione dello scorso anno che avrebbe dovuto competere allo scorso Festival di Cannes. Quindi probabilmente il film del prossimo anno, cioè del 2021, è anche già pronto. Sì, il film è già pronto, sarà in concorso al prossimo Festival di Cannes che inizierà il mese prossimo. E di Cannes però ne parliamo dopo, nella seconda parte di questa puntata, quando approfondiremo appunto uno dei festival più importanti del cinema e della storia del cinema. Ma ne parliamo dopo. Invece adesso torniamo a François Ozon e al suo Estate 85. André, François Ozon in questo film fa una sorta di presentazione del suo tema preferito. Diciamo che lui è particolare come temi, come generi di film. Abbiamo visto che passa spesso da un genere all'altro e con una elasticità professionale veramente di massimo rispetto, perché si denota che lui il cinema lo conosca molto bene, sia un produttore, un realizzatore veramente veloce, pratico, gestisce bene la troupe, un'immagine comunque fresca, non grezza, professionale. Facciamo un po' un panorama che ci porti a questo film.
Sì, Ozon è un regista molto versatile, ai limiti quasi della discontinuità. È un regista che ha sempre flirtato con i registri bassi del cinema, della letteratura, con il kitsch, con il camp, certe volte anche con il trash. È l'autore di un cinema consapevolmente grottesco, molto autoironico, consapevole di andare a pescare nel torbido e a scavare nel marcio, il tutto però sempre con una certa eleganza. È davvero un regista che è capace di parlare di argomenti molto scabrosi sempre con una certa levità, con una certa leggiadria. Pensiamo soprattutto a film come Otodonna e un mistero, che forse è il film che lo ha rivelato presso il grande pubblico, anche nostrano, ma anche altre pellicole come il thriller Swimming Pool, il film sentimentale 5x2, il film in costume come Angèle, la commedia Potiche, La bella statuina con Catherine Deneuve, fino a risultati più recenti come Nella casa con Fabrice Luchini, Giovane e bella, Franz, che era passato con grande successo anche alla Mostra di Venezia di 5 anni fa, Grazie a Dio, vincitore del premio per la miglior regia a Berlino 2019. Sono tutti film profondamente diversi l'uno dall'altro in quanto a tematiche, a volte più giocosi, più ludici, più spensierati, altre volte in grado di sondare territori più seriosi, più drammatici. A mio avviso il meglio del cinema di Ozon si trova in questi due estremi, nei suoi risultati più asciutti, più trattenuti, come Sotto la sabbia con Charlotte Rampling, forse il suo film più bello, lontano dagli eccessi con cui poi l'abbiamo conosciuto, oppure come 5x2 che ho citato prima, oppure con l'altro estremo, con i suoi risultati più divertenti, più artificiosi forse, in cui Ozon consapevolmente gioca a sguazzare con il trash, con il camp, con il kitsch, come dicevamo prima. E questo Estate 85 dove lo mettiamo? Ecco, essenzialmente questo è il problema di questo film, a mio avviso. Esiste un terzo Ozon, una zona grigia, una via di mezzo fra questi due estremi che non sempre sortisce i migliori risultati. Sono film forse più aggredibili, più facili da affrontare per un pubblico generalista, sono film magari meno provocatori, meno disturbanti, mettono meno a disagio il pubblico con cui hanno a che fare. Anche se la tematica affrontata comunque è decisamente interessante, soprattutto attuale, e il film comunque è trattato in maniera professionale, cioè l'argomento e il pacchetto con cui si presenta, niente da dire. Infatti ti volevo chiedere, ma questo terzo Ozon è dovuto alla produzione, quindi è un film che gli hanno detto devi farlo per contratto, oppure è proprio una sua scelta anche dal punto di vista stilistico? Sì, è una giusta osservazione, perché questo in realtà è uno dei film più personali e più sentiti di François Ozon. È l'adattamento di un romanzo young adult degli anni 80 che lui aveva letto quando era adolescente, quando aveva più o meno l'età dei personaggi del film. Uno dei primi, se non il primo, romanzo young adult a sdoganare il tema dell'omosessualità fra i giovani a livello commerciale. Ozon ha dichiarato che gli eventi del libro e di conseguenza del film sono quelli che lui avrebbe voluto vivere da ragazzo, questa storia d'amore travolgente, appassionante, in cui lui ha davvero messo molto di sé, a cominciare proprio dall'ambientazione, trasposto dal sud dell'Inghilterra alla Normandia. L'estate, appunto, che dà il titolo al film, vede i due personaggi protagonisti incontrarsi in mare. Allora, noi abbiamo questo Alexis, che è il vero protagonista del film, col quale parte il film con un pitch molto particolare che andiamo ad analizzare fra poco. Lui durante questa vacanza in mare incontra David Gorman, ricordiamo Alexis ha 16 anni, mentre questo nuovo ragazzo, nuovo suo amico, ne ha più o meno una ventina o pochissimo di più, sono veramente giovani. Che cosa succede? Una volta che si incontrano nasce questa profonda amicizia che sarà sempre più profonda e intima, fino a creare appunto una sorta di vera e propria storia d'amore, con i pro e i contro, le discussioni, i litigi di comunque due ragazzini, sono veramente giovani. Quando a metà del film scoppierà una piccola bugna, un litigio tra i due, scatterà purtroppo la tragedia, e da lì il tema principale del film si soffermerà proprio sulla morte, con delle scelte registiche un po' particolari. Ma ritorniamo al pitch.
La presentazione del film e del personaggio protagonista vede proprio lui in galera. In carcere, con una voce fuori campo, che è la sua, presenta, chiede allo spettatore direttamente se è interessato, incuriosito da una storia che parla di morte, di cadaveri, di passioni, di sentimenti. Dopo questa domanda, tra virgolette retorica, perché se è un film è ovvio che poi lo si dovrà portare alla fine, quindi anche un escamotage tecnico che a me non è piaciuto particolarmente, perché poi andando a vedere il film vediamo che le promesse non vengono mantenute, secondo me. Sì, il film è stato accostato più o meno pretestuosamente a un precedente illustre come Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, ma in realtà i due film non potrebbero essere più distanti. Tanto è idilliaco, sognante, trasognato, bucolico il film di Guadagnino, quanto invece questo è un'opera lugubre, morbosetta quasi. Ecco, l'aggettivo forse più adeguato per il cinema di Ozono, in particolare questo film, è proprio il morbosetto, pieno di riferimenti anche insistiti alla morte. Ha dei momenti veramente lunghi, dilatati. La regia decide di soffermarsi tanto su alcune scene. Non penso di sorprendere nessuno se dicendo che la scena in cui si cita il tempo delle mele non sia semplicemente un omaggio, ma sono 5 minuti di omaggio, una cosa un po' particolare. È una citazione praticamente letterale, che anche lì fa il paio con la scena della discoteca presente nel film di Guadagnino. Il punto di questo film è proprio il tono. Con una fotografia molto patinata. La zavorra di un film come questo, forse costituita dall'onnipresenza di queste notazioni feticistiche, di questi temi davvero ricorrenti nell'opera di Ozono, a partire dal doppio, se si pensa a La Mandouble o a Una nuova amica, al travestitismo, e questa attenzione alla metatestualità che può riportare a un precedente come Nella casa. Ci sono autocitazioni addirittura letterali. È un film che vorrebbe appoggiarsi anche su elementi esplicitamente melodrammatici, ma in realtà è un film tutto sommato abbastanza freddo, poco coinvolgente. Non è davvero quel romanzo di formazione autentico e tangibile come poteva essere un precedente come Quando hai 17 anni di André Téchiné. È la riflessione di un regista che oggi ha passato i 50, che riflette sull'adolescenza che avrebbe sempre voluto vivere e che non ha avuto, con il punto di vista autunnale e decadente di un uomo della sua età. Forse il regista va a soffrire più presentando il suo lato personale biografico e ne perde il lato tecnico e narrativo. Infatti, secondo me, il ritmo perde veramente tanto, perché il pacchetto può essere interessante, contenuto bene, però ai fini della narrazione molte scene sono ridondanti e un po' forzate. A me il film non è piaciuto particolarmente, ma semplicemente per una questione di ritmo narrativo. Sì, è un film a mio avviso poco riuscito, di un regista che è volutamente discontinuo, capace davvero di alternare picchi e momenti di transizione. Pensiamo davvero a un film come Grazie a Dio, che invece ci fa presentato uno degli esempi più alti del suo cinema. Questo è un film che sicuramente farà contenti i suoi fan, chi lo apprezza, chi lo riconosce. Non sono sicuro che si tratti però dell'esempio migliore del suo cinema. Quindi mi raccomando, caro pubblico, commentate, andate a vedere questo film, vedete di inserirlo in una vostra classifica di gradimento, confrontandolo con tutti gli altri film di questo regista. Vediamo un po' che cosa ne pensate. Noi vi abbiamo detto la nostra, questa prima parte si conclude qua, ci risentiamo nella seconda parte in cui parleremo del Festival di Cannes, che si terrà dal 7 al 17 luglio con tantissime sorprese.